Attraversamento tranviario, questo è l'argomento che tratteremo in questo video, quindi incominciamo subito. Bene, il segnale che vedi è un cartello di pericolo e come tutti i cartelli di pericolo viene messo a 150 metri normalmente dal pericolo stesso. Questo è un segnale che ci indica un attraversamento tranviario non regolato da... Semafori. Questa è una cosa molto pericolosa perché chiaramente, come vedi, dobbiamo essere pronti a dare la precedenza al tram, sia se attraversa a destra o da sinistra, perché il tram eh, viaggia su rotaie e quindi ha sempre la precedenza. E quindi, non essendoci semafori, bisogna stare molto molto attenti. Attenzione che non solo il tram potrebbe attraversare la strada, ma potrebbe circolare all'interno di essa e quindi come vedi ci potrebbe essere proprio una riduzione di spazio dovuta proprio alla circolazione del tram. Sopra i binari del tram ci è consentito circolare chiaramente senza il tracciare la marcia del tram. Ricordiamoci però che, se andiamo sopra i binari e proprio andiamo poi a frenare sui binari, il nostro spazio di arresto aumenta. Infatti, come puoi vedere, la macchina bianca ci mette di più per fermarsi rispetto a quell'altra. Sopra i binari ci è vietato sostare perché se no intralciamo la marcia del tram. Ma non solo, ci è vietato anche fare la fermata anche per far salire o scendere un passeggero. Per quanto riguarda il sorpasso, noi possiamo sorpassare il tram che è a destra ed è in marcia. Noi lo sorpassiamo a sinistra e dobbiamo rimanere nella nostra corsia. Se il tram è sempre a destra ed è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri, anche qui possiamo sorpassarlo a sinistra, perché tanto i passeggeri scendono sul lato destro. Mentre se il tram è in mezzo alla strada e sta marciando, lo possiamo superare a destra se c'è spazio sufficiente. Se invece è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri ed è in mezzo alla strada, noi lo possiamo sorpassare a destra se c'è il salvagente. Quindi l'unico caso in cui dove non possiamo sorpassare il tram è quando è fermo per la salita e la discesa dei passeggeri e non esiste il salvagente. Bene, il video termina qua, se ti è piaciuto condividilo, iscriviti al canale e attiva le notifiche così ci possiamo vedere nei prossimi video. Un saluto da Autoscuola Xenon. Ciao.